Salve amici, benvenuti o bentornati sul mio canale e benvenuti nel primo video del 2020. È tipo la terza volta che registro questa intro, quindi basta, questa è quella buona. E niente, vi auguro intanto, vi faccio tanti auguri di buon anno perché dall'anno scorso che non ci vediamo, quindi vi faccio tanti auguri di buon anno, spero che sia iniziato nel migliore dei modi. Io mi scuso per l'assenza che ci sarà in questo periodo, cercherò di pubblicare un video a settimana, ma sono in piena sessione di esami e quindi è un po' difficile gestire il lavoro, gli esami, Instagram, YouTube, però noi ci proviamo con un video a settimana. Oggi ho deciso di parlarvi delle nuovissime Snap Palette di Fenty Beauty e io ne ho acquistata una e quindi ho deciso di farci un video perché secondo me bisogna un attimo parlarne. E però prima di cominciare vi chiedo di iscrivervi al canale, di lasciare un bel like se vi è piaciuto questo video, se vi piace soprattutto questa tipologia di video. Magari scrivetemi qua sotto quale palette può interessarvi per questa rubrica, io cercherò di procurarmela e di fare un video. Detto tutto ciò, possiamo iniziare. Allora, come vi dicevo, ho acquistato una delle Snap Palette di Fenty Beauty che sono uscite, credo dopo Natale, più o meno il 26-27 di dicembre, e ho deciso di acquistarne una. Ho acquistato la numero 3, come potete vedere. Queste palette le trovate da Sephora. Ce ne sono, se non erro, 8-9 e hanno un prezzo di 25,90 euro, infatti quando è arrivata ci sono rimasta un pochino male perché è una palette alquanto piccola. Farvi rendere conto, questa è la mia faccia e questa è la palette, quindi è una palettina davvero molto piccola. Contiene 6 ombretti da 1 grammo però ciascuno. E facendo un po' un confronto con le palette di Anastasia Beverly Hills, adesso non le ho prese, ce l'ho di sotto, però si può anche andare a controllare online, hanno assolutamente più prodotto gli ombretti contenuti all'interno delle Snap Palette, perché quelli di Anastasia Beverly Hills non arrivano ad 1 grammo ciascuno, ma queste di Fenty Beauty sì, pur essendo 6 e pur essendo così piccole. Queste palette hanno una tecnologia, diciamo così, perché se voi vedete dietro ha due alette, diciamo, che fuoriescono, per cui voi potete mettere insieme due palettine e potete portarvele dietro. Abbiamo 12 mesi di scadenza. Io, come vi dicevo, ho preso la numero 3, che è la Deep Neutrals. E infatti adesso io vi lascio un attimo un clip in cui vi faccio vedere la palette e anche un altro acquisto che ho fatto, perché esterno della palette, quindi vi arriva all'interno di una scatolina classica che riporta i colori classici di Fenty Beauty. Dietro c'è scritto colore super intenso, facile da sfumare, palette di colori da abbinare, crea i tuoi mix preferiti. Quindi si possono, come vi dicevo prima, grazie a quella tecnologia, si possono abbinare più palette assieme. Io insieme alla palette ho deciso di acquistare un pennello perché ho sentito sempre parlare molto bene dei pennelli di Fenty Beauty. E essendo usciti insieme alle palette occhi altri 3 pennelli, ne ho preso uno. Questo pennello è il 240 eyeshadow e vi arriva all'interno di questa scatolina davvero molto carina. E questo c'è scritto che ha una forma soffice e piena per sfumature facili da realizzare, quindi è un pennello che viene utilizzato per le sfumature. E vi faccio vedere, è un pennello abbastanza cicciotto, con le setole abbastanza corte, ma sono molto fitte e dicono sia adatto per sfumare gli ombretti. In quanto riguarda i prezzi, la Snap Palette viene 25,90 euro, mentre il pennello viene 21 euro, ma io l'avevo acquistati in occasione di una promo per cui facevano il 15% di sconto su tutti i prodotti, anche Fenty, Huda Beauty, questi qua, insomma. E quindi, vedendo un po' la gamma dei colori, a parte quando l'aprite, adesso eccola qua, trovate una plastichina che protegge gli ombretti e abbiamo uno specchietto che, pur essendo piccolo, comunque è molto comodo per truccarsi. E questi sono i 6 colorini, quindi come vedete la palette è piccola, ma gli ombretti sono abbastanza grandi per quanto riguarda le cialde.
Per quanto riguarda la gamma colori, dietro abbiamo scritto il nome di ogni colore e abbiamo Nudie Beauty, che è questo qua ed è un nocciola caldo. Abbiamo Heaven Scent, che è il primo color metallizzato della palette ed è un rame leggermente più chiaro. Poi abbiamo Smash or Pass, che è questo bronzo più scuro che secondo me ha anche una punta di prugna al suo interno. Come vicino abbiamo No Fudge Given ed è un marrone, è l'unico colore che ancora non ho utilizzato della palette, è un marrone scuro opaco. Sotto abbiamo Shots Fired ed è un prugna opaco. E infine abbiamo Fire Freak ed è un color fuoco, quindi un arancio barra mattone molto intenso ed opaco. Non sto a fare gli swatches perché tanto si trovano su internet, magari vi lascio una foto e poi gli swatches secondo me sono relativi fino a un certo punto. E quindi come avete potuto vedere di 6 colori abbiamo solo 2 metallizzati e gli altri 4 sono tutti opachi. Non abbiamo un color burro, non abbiamo un nero, non abbiamo un metallizzato chiaro, ma abbiamo questa gamma di colori proprio perché possono essere abbinate ad altre palettine. Per quanto riguarda invece il pennello, vedete ha questa bellissima colorazione nude, le setole già ne abbiamo parlato, e è in plastica e le setole anche dovrebbero essere sintetiche. E quindi questa era un po' una panoramica, un'introduzione sui prodotti. Adesso vi lascio al tutorial dove vi mostro come ho realizzato questo make-up. E vi faccio vedere un po' come si comportano i prodotti. Avete visto il tutorial e come si sono comportati questi ombretti.
Se avete fatto caso, io per quanto riguarda l'occhio destro ho preparato la palpebra solamente con correttore e cipria. Per quanto riguarda invece l'occhio sinistro, ho utilizzato il primer di Urban Decay per vedere un po' la differenza tra le due parti. E cosa ho potuto notare? Allora, per prima cosa parliamo della texture degli ombretti. Gli ombretti opachi non sono burrosi, per esempio, come quelli di Anastasia Beverly Hills o come i super matte di NABLA, ma sono abbastanza duretti e per avere una pigmentazione abbastanza alta, per quanto riguarda soprattutto questo marrone qua, prugna, bisogna prelevare il colore diverse volte per raggiungere una pigmentazione e poi comunque una volta sfumato con gli altri si perde un pochino. Ma andando in ordine, il primo colore che ho utilizzato è stato Nude Beauty, che è questo nocciola caldo. E si è sfumato molto bene per quanto riguarda la parte in cui era settato il correttore, pur avendo una pigmentazione leggermente più bassa. Mentre nella parte in cui c'era il primer, ho avuto un po' più di difficoltà a sfumare il colore. Si è applicato leggermente a macchia, ma lavorandolo un pochino, diciamo, sono riuscita a raggiungere una buona sfumatura. Ho utilizzato il colore arancio della palette e l'ho applicato nella parte esterna della palpebra e all'angolo interno per andare a fare una sorta di yellow eyes, di yellow smoky. E allora devo dire che questo colore è il più pigmentato tra tutti quelli della palette, tra quelli che ho provato, escluso questo. E allora nella parte dove era settato il correttore è stato più facile da sfumare come il colore precedente, ma meno pigmentato, mentre dove c'era il primer, essendo la base bagnata, molto più pigmentato, e però ho avuto un po' di problemi. Infatti, se vedete dalla clip, in questa parte qua risulta un pochino patchy, quindi ci sono delle aree in cui si è applicato meglio, delle aree in cui si è applicato peggio. Poi passiamo al color prugna che vi dicevo prima, e secondo me questo colore non è proprio così tanto scrivente, tanto che l'ho dovuto prelevare diverse volte se ci avete fatto caso. E l'ho applicato un pochino sopra l'arancione per andarlo a scurire e si è praticamente fuso con tutto il resto e non è che si percepisce proprio tanto, però diciamo che avendolo applicato sopra un colore più chiaro, questo potevo anche aspettarmelo e non ho notato grosse differenze tra la parte in cui c'era il primer e la parte in cui c'era il correttore e la cipria, forse perché appunto prima ho applicato un altro colore. Ma vi dico, questa è la seconda volta che utilizzo la palette, quindi ancora non mi sono fatta proprio un'idea chiara. È un first impression, diciamo. Poi, ovviamente, più in là voglio fare un po' un resoconto di tutte le ultime palette che ho acquistato e che ho provato per fare un po' una recensione finale di tutte. E quindi siamo arrivati al color prugna e poi sono passate ai due colori bronzo. Ho applicato prima quello più scuro, che come avete visto è molto pigmentato. Guardi, i colori metallizzati si sono applicati meglio e sono molto più pigmentati per quanto riguarda la parte con il primer, perché appunto i metallizzati, in genere tutti i metallizzati su una base bagnata danno il meglio. Mentre comunque si sono applicati bene anche sulla parte del correttore settato con la cipria e quindi devo dire che i due metallizzati si sono comportati bene, mi sono piaciuti molto. L'unica cosa, si sono un po' fusi insieme perché al centro ho messo questo più chiaro, ma si sono fusi un po' tutti insieme, quindi non si percepisce molto lo stacco. Considerazione finale sulla palette qual è? Considerazione finale sulla palette, secondo me va utilizzata in questo modo, viste queste due applicazioni che ho fatto. Allora, consiglio mio è di applicare correttore e cipria come base. Quindi andare prima a ricreare tutta quanta la sfumatura con gli opachi della palette. Poi con l'ausilio o del primer o di un correttore che quindi lasci la base bagnata, andarlo ad applicare o all'inizio dell'occhio, non so se volete fare una cut crease, dipende come volete gestire voi il make-up e come volete farlo. Applicare primer e correttore e poi sopra andarci con i metallizzati in modo da avere proprio la perla dei metallizzati che esce fuori e che sia proprio vibrante il colore. Quindi questa palette tutto sommato mi è piaciuta, però con queste accortezze da utilizzare. Sicuramente non è una palette però che consiglio ai principianti perché è una palette che va lavorata e bisogna saper gestire il colore, sinceramente.
Per quanto riguarda invece il pennello, allora, il pennello l'ho utilizzato come avete visto all'inizio per andare a fare la sfumatura più ampia del colore e devo dire che per quanto riguarda l'applicazione mi piace molto, per quanto riguarda la sfumatura un pochino meno, ma perché? Perché la forma secondo me di questo pennello che diciamo va più per orizzontale che per profondità, diciamo non è rotondo come un classico pennello da sfumatura. Secondo me sì, ci aiuta ad applicare il prodotto, però io andrei dopo a sfumarlo con un pennello più cicciotto e più rotondo. Se no, per andare ad applicare proprio il colore all'interno della palpebra, come ho fatto per sfumare i due colori applicati all'esterno, mi è piaciuto molto proprio per questa forma un po' orizzontale, allungata, per cui si riesce a raggiungere bene la parte più interna della piega dell'occhio. E secondo me è molto carino anche da utilizzare al di sotto dell'occhio per andare a sfumare proprio per questa sua caratteristica forma. Quindi il pennello mi è piaciuto molto, le setole sono sintetiche, però non le utilizzerei per fare una sfumatura ampia, ma per andare a fare le sfumature più di precisione. E quindi niente, queste erano le mie prime impressioni su questi due prodotti che continuerò ad utilizzare nel corso dei giorni e poi vi farò sapere, insomma, il verdetto finale. Fatemi sapere se voi avete provato le Snap Palette di Fenty Beauty. Quale avete acquistato e soprattutto se vi sono piaciute, quindi scrivetemi qua sotto se vi sono piaciute, fatemi sapere se vi è piaciuto il look, se vi è piaciuta questa palettina, insomma tutto quello che volete. Però prima di chiudere questo video vi chiedo di iscrivervi al canale, di lasciare un bel like se vi è piaciuto e se volete supportarmi. Andatemi anche a seguire su Instagram dove ovviamente creerò altri look con questa palette. E niente, noi ci vediamo alla prossima. Ciao!